Ragazzi e ragazze, buongiorno. Siamo qua che andiamo a preparare una nuova ricetta. Si sta avvicinando Pasqua e andiamo a preparare un'altra cosetta per il nostro periodo di Pasqua. Cosa andiamo a preparare? Oggi andremo a preparare dei biscottini belli, carini, buoni. Mi auguro, non li ho mai fatti, li faccio per la prima volta insieme a voi. Non faccio, come sapete, nessuna prova tecnica in privato, a parte ricette già collaudate precedentemente, quindi per forza sono già collaudate. Ma oggi le andiamo a fare tutte insieme a voi e speriamo di riuscire a farla. Come sempre, se ci sono errori, facciamo le correzioni insieme. Questo perché così aiutano anche le persone a casa quando andranno a fare una ricetta tutta da soli. Sto parlando dei biscotti uova di Pasqua con crema. Oggi andiamo a fare questa deliziosa ricetta. Ora andiamo a preparare la nostra frolla, che la dobbiamo preparare un giorno prima, che poi io la lascerò riposare 24 ore in frigorifero. Gli ingredienti per la nostra frolla sono i seguenti: 250 di farina 00, 80 g di burro, non ammorbidito, tirato fuori dal frigo 5 minuti prima di utilizzarlo. 50 g di zucchero, 2 uova, 2 strisce di buccia di limone, un cucchiaino di lievito, quello per dolci, e una bustina di vanillina. Ora vi do anche gli altri ingredienti di cui utilizzeremo poi dopo quando avremo fatto finire di riposare la nostra frolla. Per la crema utilizzeremo 250 ml di latte, un tuorlo, 2 cucchiai di zucchero, 250 Madonna mia, oggi con i numeri, 25 grammi di maizena, una striscia di limone e una di vanillina. Mi correggo per il latte, non è ml se non erro, ma sono grammi. Non vorrei andarmi a sbagliare. Ora aspettate un secondo che vado a controllare con voi. No, ml, vanno bene gli ml, no, perché ml grammi sembra la stessa cosa, ma cambia un pochino il livello. Quindi sono 250 ml di latte. Questi sono i nostri ingredienti e poi ci servirà lo zucchero a velo per la decorazione. Beh, vabbè, quello non manca mai in casa. Ora andiamo a preparare semplicemente la nostra frolla. Io utilizzerò, come sapete, il mio Monsieur Cuisine. Chi non ha il Monsieur Cuisine può andare a utilizzare un altro tipo di robot, tipo la planetaria, il frullino elettrico e tutti questi accessori qua. Ora io preparo il Monsieur e torno qua. Eccoci tornati, il nostro Monsieur si sta accendendo e noi cominciamo ad andare a inserire, nel frattempo che lui si accende, i nostri primi ingredienti. Allora, i primi ingredienti che andiamo a inserire qua sarà lo zucchero e la scorza del nostro limone. Ecco che si è acceso il Monsieur. Io ho messo due strisce di limone. Chiudiamo la nostra base. Ora andiamo a fare 15 secondi di turbo. Come sapete, facciamo step di 5 secondi ognuno. Dopo 5 secondi ci fermiamo, facciamo fermare la ventola, ripetiamo altri 5 secondi, così fino ad arrivare a 15 secondi. Dopo i nostri 15 secondi, apriamo, andiamo a abbassare tutto lo zucchero che è diventato aromatizzato al limone. Lo andate a abbassare in fondo nella nostra base, così si andrà a mischiare insieme a tutti i nostri ingredienti. Ecco qua, abbassate tutto. Poi andiamo a inserire adesso tutti gli ingredienti partendo dai solidi. Quindi mettiamo farina. Dopo la farina mettiamo i pezzettini di burro. Ecco qua. Dopo i pezzettini di burro mettiamo la bustina di vanillina. Questa la mettiamo tutta. Dobbiamo aprirla bene, se no non esce a modo. Ecco qui. Poi un cucchiaino di lievito, solo un cucchiaino perché non devono lievitare moltissimo questi nostri biscotti, quindi andiamo a mettere un semplice cucchiaino e poi andiamo a inserire le nostre uova. Ecco qua.
Ora chiudiamo la nostra base e ci diamo 30 secondi a velocità 4. Allora, impostiamo 30 secondi a velocità 4 e clicchiamo play. Trascorso il nostro tempo, andiamo a tirar fuori la nostra frolla, la mettiamo in un piatto per poterla modellare. Ora la andiamo semplicemente a modellare dentro un piatto, perché tanto adesso la dobbiamo portare a riposare, non dobbiamo andarla a lavorare subito, quindi inutile che prepariamo il banco del lavoro. Io la lascerò riposare fino a domani, quindi un bel 24 ore di frigorifero come consigliano i miglior pasticceri, eh? Io faccio in questo modo. Ecco qua, dopo averla modellata, potete vedere, prendiamo la pellicola, quella alimentare, che ho consigliato a tutte le mie ragazze del gruppo, che è un ottimo prodotto online, costa poco ed è un'ottima velina. Andiamo a chiudere in questo modo, aderisce perfettamente, però per sicurezza andiamo a darci un altro misero giro, giusto per evitare che passa l'aria nelle varie fessure. Ecco qua, dopo aver chiuso il nostro panetto, lo andiamo a fare riposare in frigorifero per 24 ore. Domani a quest'ora torniamo qua e procederemo con la ricetta. Eccoci tornati, sono passate le 24 ore che il nostro impasto frolla l'abbiamo fatta riposare in frigorifero, tiratela fuori circa mezz'oretta prima. Ora andiamo a preparare, prima di andare a fare i nostri biscottini, la crema. Prima di fare la crema vi volevo far vedere le formine che andremo a utilizzare, perché comunque quando abbiamo preparato l'impasto non ve l'ho fatto vedere. Questo è per fare l'ovetto intero e questo per fare quello con il foro centrale, che poi metteremo la crema. Questi sono i formini. Poi se vi interessa sapere dove le ho prese tutto, sotto me lo scrivete oppure nel gruppo e vi darò il link, perché ovviamente li ho presi online, visto il periodo non si può tanto girare, andare in giro a cercarli, quindi a colpo sicuro prendo online. Allora, io userò il Monsieur Cousin. Chi non ha Monsieur Cousin può andare a preparare la crema semplicemente nel tegamino sul fornello. Gli ingredienti già ve li ho detti ieri, quindi procediamo semplicemente alla preparazione della nostra crema. Allora, ora mettiamo nella nostra base lo zucchero e sopra lo zucchero versiamo il tuorlo. Io ho già preparato tutto, aspettate che abbassiamo tutto il tuorlo che si è rotto rovesciandolo dentro al contenitore. Eccoci qua. Ora andiamo a chiudere la base e facciamo semplicemente 30 secondi a velocità 4. Trascorso questo tempo, andiamo ad aggiungere la maizena. Sempre con la paletta. E la vanillina. Nel mentre andremo a fare questo, andremo a scaldare il latte sul fornello, perché come sapete deve essere caldo, perché ho visto altre mie ricette con la crema, il latte deve essere caldo. Ovviamente andiamo a fare questo, andiamo a accendere il fornello e lo andiamo a scaldare. Aprite bene, perché la vanillina è tremenda, se non apriamo bene non scende tutta e rimane incastrata in fondo. Ecco qua. Chiudiamo nuovamente, andiamo di nuovo a ripetere, sempre 30 secondi velocità 4 e andiamo a scaldare il latte sul fornello. Eccomi qua, ora mettiamo le lame in movimento, quindi mettete anche 3-4 minuti, non è importante, quello che sia. Impostate le lame a velocità 3, cliccate play e piano piano andiamo a inserire il nostro latte. Poco alla volta, perché non deve formare i grumi, eh? Quindi mettete un po', poi vedete, quando si è assorbito dalle polveri aggiungete un altro po', sempre così fate, eh? Piano piano. Ok, vedete che lavora con le polveri bene a modo.
aggiungiamo, facciamo sempre così un pochino alla volta. Nel frattempo impostiamo anche i gradi e mettiamo 100, così inizia a scaldarsi, eh? Prima non potevamo farlo dall'inizio perché essendoci solo polvere, scaldando non va bene. Quando cominciate a mettere un pochino di liquido, che c'è due dita nella base, potete mettere i 100 gradi, così può cominciare a scaldarsi. Fate così un pochino alla volta, quando poi vedete che è tutto bello diluito e che si vede bene il latte, andate ad aggiungerlo tranquillamente tutto. Ecco qua. Ora mettiamo 100 gradi, velocità 3, impostiamo circa, facciamo circa 6 minuti. Ora aggiungiamo, dobbiamo aggiungere la buccia di limone solamente, anzi mettiamo pausa, lame sinestrosa, così fanno al contrario, dove c'è power play e stop sotto c'è il disegno delle lame, trovate la scritta rotazione sinestrosa, quando c'è scritto così la cliccate e adesso è azionata, vuol dire le lame al contrario così non tagliano la buccia di limone. Per non tagliare la buccia di limone trovate scritto rotazione destrosa. Quando è così vuol dire che le lame sono al contrario. Ora potete inserire la buccia di limone. La buccia di limone la lasciamo andare per velocità 3, 100 gradi, 6 minuti. Come vediamo che bolle, abbassiamo a 90 gradi. Mi raccomando, così evitiamo di attaccare la crema nel fondo. Senza tappo, ok? Poi ovviamente mani in mano se potete andare a controllare, voi controllate da qua, quando vedete che inizia a bollire abbassate. Ora che bolle e sono passati circa 2 minutini più o meno, dipende da quanto fate caldo il latte sul fornello, vedete che c'è il fumo, io vedo che bolle, ho abbassato a 90 gradi. Se volete che la crema diventa più giallo del solito e non trovate le uova, quelle che noi chiamiamo le uova da, come si chiama? Le uova da pasta, proprio quelle da fare la pasta in casa, diciamo, se non riuscite a trovarle potete mettere o il colorante che è senza aromi oppure una punta di curcuma. Io proverò a mettere una puntina di curcuma che non risalta i sapori, metto giusto una puntina, poi quando è pronta la crema andiamo a vedere l'intensità del colore e soprattutto quella del sapore. Quando sono trascorsi i primi 6 minuti andiamo a mettere il tappo. Andiamo a mettere il tappo, dovrebbero servire circa altri 4-5 minuti più o meno, dipende. Comunque quando sono passati 3 minuti andiamo a controllare. Sono trascorsi 3 minuti con il tappo, mettiamo semplicemente pausa e andiamo a controllare. Ci rendiamo conto un pochino la nostra crema se ha necessità di qualche altro minuto per addensarsi al meglio, perché ovviamente la dobbiamo fare densa. Sì, c'è bisogno di qualche altro minutino. Chiudiamo di nuovo e prolunghiamo per qualche altro minutino. Ovviamente questo il prolungare del tempo è in base a quanto era caldo il latte. Stavolta l'ho fatto meno caldo, come vedete ci vuole un pochino di più, però non è un problema, voi lasciate il tappo, lasciate andare, quando è il momento la crema diventa pronta. Trascorsi altri 2 minuti andiamo a aprire e troveremo la nostra crema pronta. Ora andiamo a vedere la densità, io direi che va benissimo, vedete? Densa al punto giusto. Ora andiamo a trasferirla in una ciotolina. Dopo aver trasferito la nostra crema qua, per noi il giallo va benissimo così, andiamo a chiudere con la pellicola alimentare. Così noi dopo procediamo a preparare i biscotti mentre lei rimarrà a raffreddarsi qua dentro. Scusate, problema tecnico di pellicola. Stamattina ha deciso di farmi dannare, no problem. Si è solo rotta da una parte. Beh, vabbè, poi la aggiustiamo. Ok, l'abbiamo recuperata. Ora la andiamo semplicemente a chiudere, per evitare che sopra ci faccia la crosticina, no? Così rimanga bella intatta.
la lasciamo qua, vado a preparare tutto il banco per preparare i biscotti. Ovviamente non so, così io ho messo l'acqua tra una, l'attacca 1 e l'attacca 2, un po' di detersivo dei piatti, una goccia di aceto, 10 minuti, velocità 3, 100 gradi. Questo è l'autolavaggio che li faccio fare io. Poi lo lascio lì anche a raffreddare completamente. Quando lo andremo a lavare, in un attimo verrà pulito. Eccomi tornata, siamo pronti per andare a preparare i nostri biscotti. Allora, per prima cosa diamo la misura al nostro mattarello regolabile. Allora, io vado a mettere lo spessore da 3 mm. Per biscotti direi che va più che bene. Poi vediamo, se me li fa troppi sottili passiamo a quello successivo, che se non mi sbaglio è 6. Però 6 mi sembrano un pochino troppo spessi. Ma facciamo 3 mm da una parte e andiamo a fare anche 3 mm dall'altra. Così i nostri biscotti, con questo mattarello, qualunque cosa andiamo a fare, viene tutto dello stesso identico spessore ed è magnifico, eccezionale. Lo dico sempre alle mie ragazze del gruppo che è una cosa veramente eccezionale, pure a fare da crescentine, gnocco fritto, viene tutto perfetto. Ecco qua, ora apriamo il nostro impasto che abbiamo lasciato riposare, come abbiamo detto, 24 ore, perché l'abbiamo fatto il giorno prima, come i migliori pasticceri dicono. La pasta frolla migliore è quella che rimane a riposare 24 ore di frigorifero. Poi se abbiamo necessità aggiungiamo un pochino di farina, ora guardiamo un pochino, se ne abbiamo bisogno ovviamente la utilizziamo. Ecco qua, questa è la nostra frolla, è ancora bella fresca, ora vediamo se riusciamo a tirarlo, se vediamo che si appiccica, cosa che è già successa, andiamo ad aggiungere ovviamente un pochino di farina, un pochino qua e un pochino la passiamo sul nostro mattarello, intanto per togliere quella attaccata, poi dopo ci dà modo di poter lavorare il nostro panetto in tutta tranquillità. Ecco qua, vedete? Allora io direi che questo spessore va bene, comincio a vedere che mi sta dando lo spessore preciso, va bene, non è troppo sottile ma non è neanche troppo alto, diciamo, no? È giusto. Ecco qua, usate tranquillamente la farina se ce n'è bisogno. Ecco qui, questo è il nostro, eccoci qua, ci siamo, ora dobbiamo andare a prepararli pari. Per prepararli pari, ovviamente queste formine, vedete il bordo, questo non è per tagliare, ma per tagliare è quello dove non c'è il bordo, qua c'è la rifinitura di bordo e non si usa, ma si usa questo, lo stesso questo qua del buco, si usa dove non c'è la rifinitura. Allora io praticamente, per non andarmi a sbagliare, vado a fare uno e uno, così sono sicura che li faccio pari. Sono proprio speciale, forse devo premere un pochino di più, però viene bene. Prendiamo direttamente la teglia, io uso quelle da 30x30, scusate, non c'è bisogno di mettere niente perché non mi va ad attaccare assolutamente nulla. Li mettiamo leggermente distanziati in questo modo, lasciandogli la loro forma, ecco qua, vedete? Ora vado a riempire la teglia, poi torno qua. Ecco qua che la prima teglia è pronta, li ho lasciati belli distanziati. Ora vado a riscaldare a 180 gradi 2-3 minuti, piano centrale, vado a cuocere, vediamo per quanti minuti. Cerchiamo di non farli colorare troppo in superficie, basta che siano cotti, non c'è bisogno che siano troppo scuri. Allora, per chi ha la friggitrice con una resistenza, tenete sempre 180 gradi per la cottura dei biscotti, però mi raccomando, piano basso. Quando sono pronti, io intanto continuo a fare gli altri, torniamo qua, che vi dico le tempistiche. Allora ragazze, io le ho lasciate cuocere solamente 5 minuti, perché come vedete sopra sono così e sotto sono un po' più colorati, ma tanto questo verrà coperto, quindi non si vede. Però sopra, vedete, deve rimanere così, non si deve scurire troppo, mi raccomando, vedete? Cotto ma chiaro,
5 minuti a 180 gradi nella candola. Nelle altre friggitrici, oppure quelle dopo resistenza, più o meno i tempi saranno questi, a massimo 2-3 minuti di più. Confronto la Camdom, io nella, scusate, confronto la Cubo Chef, qua sto riducendo i tempi, quindi nella Cubo Chef forse 2-3 minuti in più, da 5 a 8. Controllate spesso, vedete un pochino la colorazione, che non si vada a oscurare troppo i nostri biscotti. Chi ha una resistenza sicuramente ci vorrà qualche minuto in più, 8, 9, forse 10. Vale sempre la stessa regola, andate a controllare, io ogni 2 minuti ero là davanti a vedere. Ora vado a continuare a cuocerli tutti, poi torniamo qua. Ora che siamo qua, partiamo con quelli della prima cottura. Quelli con il foro li mettiamo qua, perché ci andiamo a metterci sopra lo zucchero a velo, così poi sono pronti dopo per essere appoggiati sopra all'altra metà. Mettiamo un po' di zucchero a velo nel... Io uso un colino semplice e andate a metterci lo zucchero a velo sopra a quelli con il foro. Così sono già pronti per essere... per andare a coprire l'altra metà, l'importante è che si siano raffreddati. Infatti questa è la prima cottura, sono venute tre teglie da 30x30, poi vi dico in totale quanti biscotti, non li ho mica contati, quanti biscotti ci vengono farciti. Ecco qua, fate così, poi quello lo tenete per dopo. Ora vado a mettere la crema nella sac à poche. Quando ho messo la crema nella sac à poche, torno qua che procediamo con la farcitura. Eccoci pronti con la sac à poche che andiamo a preparare i nostri biscottini. Io già ho provato a farne uno e vi faccio vedere come viene, proprio bello bello bello, proprio il biscotto uovo di Pasqua. Poi premete, così dobbiamo cercare di trovare la giusta quantità di crema da mettere nei nostri biscotti. Io lo metto un pochino dappertutto. Allora, prendete un dischetto senza buco, girate un pochino intorno e poi mettete in centro. Io ho fatto così. Prendete il coperchio senza togliere lo zucchero a velo, quello con il buco, premete e vi deve venire la montagnola di crema, come mi è venuta. Adesso vi faccio vedere. Come è venuta qua, vedete, deve venire la montagnola di crema. E fate così con tutti i vostri biscottini. In totale sono venuti 18 biscotti, li ho già farciti, li ho già messi nel piattino, vi faccio vedere solo quello da portata e vi faccio vedere come sono venuti. Eccoli qua pronti, i nostri biscotti uova di Pasqua con crema, mi si chiamavano, aspettate... aspettate che vogliamo il titolo, con crema, sì, biscotti di uova di Pasqua con crema. Eccoli qua pronti da servire con qualche cioccolatino decorativo. Li fate raffreddare, li conservate in frigorifero, qua mettete il cartoncino come le torte, così fa da, per non andare a toccare la crema, per coprirli con una pellicola, con una velina. Mettete il cartoncino, anche il cartoncino di scatole da brioche, inventate un cartoncino così. Poi chiudete con la pellicola e li conservate in frigorifero, perché la crema dura ben 3 giorni. Io li ho fatti oggi, oggi manca pochissimi giorni a Pasqua, quindi vanno benissimo per Pasqua. Io spero che vi piacciono, spero che li fate, spero che siano graditi da voi e dalla vostra famiglia soprattutto, e anche dai vostri bambini. E perché no farli insieme a loro? Fatemi sapere se li avete fatti, se vi sono piaciuti, e soprattutto è un'idea carina anche da presentare a Pasqua per cambiare, invece di portare la solita pastiera e i soliti dolci tradizionali, uno può presentare anche questi carini dolcetti fatti in questa maniera per cambiare. Belli freschi, una stagione sembra che mantenga il tempo, adesso poi vedremo nel weekend perché siamo a venerdì, vediamo sabato, domenica e lunedì come sarà il tempo, però... è una cosa buona, fresca da servire e sicuramente sarà gradita da tutti. Allora, io vi lascio scritto sotto gli ingredienti, i tipi di cottura che ho utilizzato io e più o meno quelli che utilizzerete più o meno voi. Mi raccomando, controllate. Detto questo, sotto troverete anche i miei canali dove potete seguire, contattare e iscrivervi. Per qualsiasi cosa mi potete contattare, io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. In basso a destra dove c'è scritto, scritto, c'è una campanella. Attivate le notifiche così non perderete tutti i miei nuovi prossimi video che io andrò a pubblicare. Mediamente uno al giorno, salvo imprevisti. Nella vita ce l'abbiamo tutti gli imprevisti. Detto questo, ci vediamo alla prossima e aspetto vostre notizie su questi dolcetti. Ciao! Soprattutto buona Pasqua a voi e famiglia e siate sereni. Ciao!